Mar Mediterraneo, un cimitero senza croci. 8 agosto 1991-8 agosto 2023 L'ospitalità ai profughi non è solo un atto umanitario, ma un dovere sancito dai trattati internazionali. La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite, a Parigi, il 10 dicembre 1948, stabilisce, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza, e ancora, ogni individuo ha diritto di cercare e di godere, in altri paesi, asilo dalle persecuzioni. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1950 ha indetto la prima giornata mondiale dei diritti umani, che verrà celebrata ogni 10 dicembre per ricordare la proclamazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani. 8 agosto 1991, siamo a Bari, e precisamente sul porto. Come sindaco della città di Bari, Enrico D'Alfino si trovò a gestire da solo il primo sbarco di profughi sulle nostre coste, che mise in crisi anche i papaveri alti della politica, perché in pochi accettavano di dare accoglienza a tante persone. Alle sei di mattina, era stato informato con una telefonata della capitaneria di porto, che aveva avvistato una nave a largo, con la scritta Vlora, stracolma di persone. Giunto sul porto, il sindaco si trovò dinanzi agli occhi uno spettacolo da far rabbrividire. Quasi 20.000 persone disperate, affamate, disidratate, profughi albanesi che cercavano di sfuggire alla dittatura che governava l'Albania in quegli anni. Molti furono portati nel vecchio stadio della Vittoria. Il sindaco Dalfino, non tenendo conto dei suggerimenti, si adoperò con ogni mezzo per sistemare in alcuni centri di accoglienza almeno le donne e i bambini. Un atto criticato persino dall'allora presidente Francesco Cossiga che dopo aver etichettato il sindaco come un bel cretino, pretendeva anche le scuse per il suo comportamento umanitario. L'espressione infelice, amplificata dai vari TG della sera, non fu gradita da Delfino che, non tradendo il suo stile elegante e pacato, rispose attraverso un giornale Quando saprò di cosa devo chiedere scusa, se questo mio comportamento umanitario sarà riprovevole sul piano etico e sul piano morale, certamente chiederò scusa. Il sindaco Dalfino, per il suo atteggiamento umanitario, ricevette più di 4.000 telegrammi e tantissima solidarietà da ogni parte. Ma quella vicenda e le polemiche che ne seguirono furono il pretesto per i suoi alleati politici di farlo fuori, costringendolo alle dimissioni. Alle elezioni politiche, presentatosi da senatore, non venne eletto per pochi voti. In quanto ad irriconoscenza, in politica non c'è da meravigliarsi, Winston Churchill. Dopo aver profuso anima e corpo per vincere la guerra, si presentò alle elezioni politiche ed ebbe la stessa sorte. Enrico Dalfino morì il 24 agosto 1994 per un male incurabile. Ha lasciato un'eredità importante, non solo per la Puglia con le sue straordinarie parole, che fecero il giro del mondo, aprì le porte dell'accoglienza, sono persone disperate, non possono essere rispedite indietro, noi siamo la loro unica speranza, ripeteva a chi avrebbe voluto rimandarli indietro. Parole e gesti che servirono a dare ospitalità a migliaia di profughi albanesi sistemati nei vari centri di accoglienza, creati appositamente in molti paesi e città italiane. Oggi la comunità albanese in Italia supera 600.000 persone di cui quasi 200.000 naturalizzati. Dalle storie di immigrazione che si ripetono da anni da quell'8 agosto del 1981 al porto di Bari, ricordando le parole del compianto sindaco Enrico Dalfino, sono persone persone disperate. Non possono essere rispedite indietro. Noi siamo la loro ultima speranza, e poi a proseguire negli anni sulle coste italiane e sull'isola di Lampedusa. Nasce, come sempre, da un momento, da un fatto, da una vicenda, da un sorriso, da un amore, da un dolore. Una poesia, anzi consentitemi, la poesia, se fosse tuo figlio, del giovane scrittore siciliano Sergio Guttilla. Nata, di fronte alle centinaia di corpi delle vittime del tragico naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. Nasce dal dolore lancinante che ti prende dall'interno, da un punto che sai ma che non riconosci più dentro te stesso, alla vista dell'ennesima tragedia, della morte di bambini e adulti che scappano per raggiungere lì di migliori incontrando la morte. Simbolo, indelebile di quel momento, è la morte del piccolo con la maglia rossa. La realtà, la triste realtà, è che da quel 2013 ad oggi oltre 15.000 persone, tra cui tantissimi bambini e adolescenti, hanno perso la vita o risultano dispersi tentando di attraversare il Mediterraneo. Dalle pagine di un libro che racconta di un incontro tra l'autore e uno di questi bambini, Edito da Rizzoli, Se fosse tuo figlio di Nicolò Covoni si legge, La vita è un dono che noi facciamo agli altri. Se credi nel buono che è in lui, qualsiasi bambino torna a fiorire. Un dramma. Un continuo. Interminabile calvario di uomini, donne e bambini che tentano il tutto per una nuova vita. Concludo con un forte desiderio, che mi ha accompagnato tutta la giornata. Dopo aver letto e riletto ogni parola della poesia di Sergio Guttilia, Se fosse tuo figlio, letta magistralmente dalla bravissima Rossella Iannone, della redazione della Voce del Meridione, e dedicarla a tutti i bambini che ogni giorno lottano per sopravvivere, a tutti quei bambini che non riescono a nascere, a tutti quelli che nascono ma che poi non possono assaporare la gioia della vita, a quanti riescono a sopravvivere e lottano giorno dopo giorno per poter gioire della vita, solo ed esclusivamente a causa della natura della vita del genere umano. Come la voce del meridione rivolgiamo un appello attraverso le nostre pagine, per un premio speciale al sindaco dal grande cuore. Per rendere omaggio al sindaco Enrico Dalfino, colpevole di misericordiosa umanità alla Voce del Meridione, fa appello alla città di Bari, alla Caritas e a tutte le altre associazioni umanitarie e alle persone che aborriscono il razzismo e l'intolleranza affinché venga inoltrata richiesta per la candidatura al Nobel della Pace unitamente all'isola di Lampedusa e a tutte le altre isole e coste italiane strenuamente impegnate a salvare e ad accogliere i tanti profughi che giungono dal mare. Se fosse tuo figlio, se fosse tuo figlio, riempiresti il mare di navi di qualsiasi bandiera. Vorresti che tutte insieme, a milioni, facessero da ponte per farlo passare. Primoroso, non lo lasceresti mai da solo. Faresti ombra per non far bruciare i suoi occhi. Lo copriresti per non farlo bagnare dagli schizzi d'acqua salata. Se fosse tuo figlio, ti getteresti in mare, te la prenderesti con il pescatore che non presta la barca e urleresti per chiedere aiuto, busteresti alle porte dei governi per rivendicare la vita. Se fosse tuo figlio, oggi saresti a lutto, anche a rischio di odiare il mondo, i porti pieni di navi attraccate, chi le tiene ferme e lontane e chi nel frattempo sostituisce le urla con acqua di mare. Se fosse tuo figlio, li chiameresti vigliacchi disumani, li sputeresti addosso. Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti perché una rabbia incontrollata potrebbe portarti a farli annegare tutti nello stesso mare. Ma stai tranquillo, nella tua tiepida casa non è tuo figlio, non è tuo figlio. Puoi dormire tranquillo e soprattutto sicuro, non è tuo figlio. È solo un figlio dell'umanità perduta, dell'umanità sporca, che non fa rumore. Non è tuo figlio. Non è tuo figlio. Dormi tranquillo. Certamente non è il tuo. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.